Salve a tutti amici, bentornati nel puzzle. Si chiude l'ennesima settimana all'insegna delle crisi di nervi per l'Occidente. In Europa il viaggio di Orbán in Russia sta provocando attacchi di bile nei partiti principali, negli organi di stampa, così come il suo gruppo di patrioti all'Europarlamento. Negli Stati Uniti, invece, l'attuale presidente Joe Biden vede sempre più grave la sua situazione dal punto di vista dell'immagine, con i suoi problemi cognitivi ormai non più negabili, e l'ipotesi di una sua sostituzione all'ultimo momento diventa sempre più concreta. Ma anche le elezioni in Francia di domani rappresentano un autentico momento di terrore per i globalisti dell'Occidente, mentre la vittoria, il trionfo dei laburisti in Gran Bretagna, come vedremo, è in realtà una vittoria per modo di dire, perché i numeri ci raccontano una storia, tanto per cambiare, molto diversa da quella che ci racconta la stampa mainstream. Infine, anche il Vaticano è ormai in palese crisi dopo la scomunica Lampo di Viganò, accusato di scisma, e con i fedeli sempre più divisi e sempre più contrapposti. Bene, iniziamo. Io sono Arnaldo Vitangeli e questa è 7 più. L'Ungheria ha la presidenza di turno dell'Unione Europea e proprio in questa fase, proprio in questo periodo, Orbán, il presidente ungherese, ha deciso di andare in Russia dopo essersi precedentemente recato a incontrare Zelensky in Ucraina per svolgere un'azione diplomatica per cercare di svolgere il ruolo di mediatore tra le due parti e avvicinare la pace e cercare di avvicinare le due parti verso un compromesso. Anziché essere lodato per questo suo sforzo, ovviamente Orbán è stato messo sul banco degli imputati sia dalle varie istituzioni europee, sia dai vari governi globalisti dell'Unione e dalla stampa mainstream di tutti i paesi, con quella italiana che come sempre si distingue in accezione negativa. Tutti i vari Borrell, gli alti rappresentanti, tutti i guerrafondai delle tecnocrazie di Bruxelles si sono affrettati a dichiarare che il presidente ungherese non parlava a nome dei 27, non parlava a nome dell'Unione Europea, ma esclusivamente come leader, come capo politico dell'Ungheria, e che lo stesso Orbán non aveva nessun mandato per esprimersi a nome dell'Unione. Invece l'accoglienza che Putin gli ha riservato è stata un'accoglienza molto calorosa. Addirittura è stata riportata dai media la frase in cui Putin dice di essere a disposizione di Orbán per eventuali iniziative di pace, per eventuali trattative, pur ovviamente mantenendo il punto, cioè affermando che non ci possono essere tregue, non ci possono essere interruzioni in assenza di un accordo generale. Questo perché ovviamente i russi sono memori dei vari cessate il fuoco che sono stati utilizzati per stessa ammissione dei paesi NATO, compresa la Germania di Angela Merkel, per rifornire di armi e per cercare di rivitalizzare l'esercito di Kiev in maniera da poterli poi spingere a combattere nuovamente con maggiori chance, non dico di vittoria, ma se non altro di una resistenza più lunga e sanguinosa. I leader europei sembrano letteralmente terrorizzati all'idea di un accordo, all'idea della fine della guerra, perché sia perché stanno convertendo rapidamente le loro economie in termini bellici,
sia perché ritengono che la fine del conflitto segnerebbe l'egemonia russa sull'Europa, mentre tutti gli attuali leader dell'Europa occidentale, da Macron alla Meloni, da Scholz a tutti gli altri, fondamentalmente, sono invece espressione diretta di una egemonia americana che ormai sta tramontando. Quindi la ragione per cui gli europei, i leader europei, vogliono che la guerra continui è che la pace metterebbe a rischio la loro legittimità come leader, e che quindi ragioni puramente di interesse personale dei vari leader e partiti al governo, e sia per ragioni economiche. L'apparato industriale europeo che viene sovvenzionato con una quantità mostruosa di miliardi ha bisogno di distruggere le armi che sono, le poche armi che sono rimaste in realtà in Europa, inviandole in Ucraina, dove vengono puntualmente smantellate dai russi, in maniera tale da poter dare commesse gigantesche alle varie lobby delle armi europee e americane a spese dei contribuenti europei, i quali invece non chiedono altro che la pace, e quindi non solo non guardano con ostilità all'iniziativa di Orbán e di quanti cercano di fermare il conflitto, ma anzi auspicano il loro successo, auspicano che questi sforzi portino il risultato sperato. Ma il protagonismo del leader ungherese non si limita al viaggio diplomatico in Russia, perché Orbán ha lanciato anche il gruppo dei patrioti all'Europarlamento. A questo gruppo hanno aderito una serie di forze, da Alternative for Deutschland della Germania ai partiti sovranisti di Austria, della Repubblica Ceca, della Spagna, dell'Austria, diversi, addirittura Vox, che era il partito a cui Giorgia Meloni guardava con maggior simpatia, e in qualche modo come partito gemello di Fratelli d'Italia. Ricorderete la Meloni in Spagna che in un perfetto spagnolo dava il suo assenso, il suo assist al leader di Vox. No a las burócratas de Bruselas y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Bene, anche loro sono confluiti all'interno della formazione dei patrioti europei, che ovviamente è una formazione fortemente euroscettica, e la Lega di Salvini ha dichiarato di guardare con estremo interesse a questo esperimento, che potrebbe costituire il terzo maggior gruppo all'interno dell'Europarlamento, e a cui quindi la Lega pensa di poter aderire, suscitando le ire dei centristi, globalisti e di tajani, che parlano di gruppo irrilevante e di posizioni politiche assolutamente inaccettabili e contrarie a quelle del governo italiano, nonostante sia la Meloni sia Salvini, quindi i due maggiori azionisti del governo, abbiano intrattenuto, come nel caso della Meloni, rapporti stretti con i colleghi che di alleanza vera e propria con i colleghi che confluiscono nel Partito dei Patrioti, e addirittura lo stesso Salvini stia pensando di aderirvi. Quindi notiamo quanto sia evidente la distanza tra le scelte politiche che i partiti del cosiddetto centrodestra fanno arrivati al governo, dal racconto, dalle dichiarazioni, dalle promesse che vengono fatte in campagna elettorale, dalle prese di posizioni che si hanno in campagna elettorale, che sono sempre tendenzialmente molto forti, molto estreme, in maniera tale da poter attrarre l'elettorato, ma poi si trasformano in dei moderati non appena hanno ottenuto quei seggi che sono indispensabili per governare. Ma a turbare i sogni dei leader globalisti
Più ancora di Orban, molto più di Orban, ci sono le elezioni francesi di domani, che potrebbero dare al Rassemblement National della Le Pen la maggioranza assoluta e portare quindi Bardella alla poltrona di primo ministro. I servizi francesi hanno lanciato un allarme, ovviamente strumentale e assolutamente scorretto, sostenendo che la vittoria di Bardella potrebbe portare a scontri, rivolte e violenze, mentre gli analisti e gli osservatori denunciano il pericolo che i mercati reagiscano male, che gli investimenti fuggano dalla Francia, che peraltro è un copione sentito e risentito sia per quello che riguardava la Brexit, sia per quello che riguardava le elezioni di Donald Trump, sia per l'Italia, per il governo giallo-verde. Ogni volta si è detto che i mercati avrebbero punito duramente il risultato sgradito nelle elezioni, poi in realtà mai nulla di tutto questo è successo. In ogni caso, il pericolo che la Le Pen ottenga la maggioranza assoluta è molto coerente, molto serio dal punto di vista dei leader dei principali paesi occidentali, ma anche laddove questo obiettivo fosse mancato, la Francia sarebbe sostanzialmente ingovernabile, con un presidente ormai largamente delegittimato e un Parlamento privo di una maggioranza non solamente politica ma anche elettorale. E parliamo di uno dei principali paesi dell'Occidente, nonché membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ma se la Francia è a rischio di cambiamento radicale della sua politica, anche in considerazione del fatto che la Le Pen ha già dichiarato che in caso di vittoria non vogliono fornire all'Ucraina armi con le quali l'Ucraina possa colpire la Russia, e anche che mai la Francia manderà uomini sul territorio ucraino, ma se la Francia appunto rischia di cambiare linea politica, l'ipotesi per i globalisti ancora più spaventosa è che a farlo siano anche gli Stati Uniti, cioè il paese egemone dell'Occidente. Biden è ormai, evidentemente, non è più negabile il fatto che sia una persona non solamente anziana, ma ormai palesemente non più padrona delle sue facoltà mentali. Dopo il disastro del confronto con Trump, ha rincarato la dose affermando giorni fa che lui è la prima donna di colore a essere vicepresidente degli Stati Uniti. Probabilmente intendeva dire che la sua amministrazione è stata la prima ad avere una donna di colore come vicepresidente, ma insomma il lapsus è indicativo e oltretutto estremamente comico, è indicativo del fatto che Biden non ci sta più con la testa, ormai lo dicono tutti quanti senza più nessun tipo di remora, mentre fino a poco tempo fa negavano o minimizzavano, dicevano soltanto che era un po' anziano, mentre ora è evidente a tutti quali sono le sue reali condizioni. E il pressing per le sue dimissioni dalla corsa, per abbandonare la corsa per la Casa Bianca, si fa sempre più forte, e a quanto pare a prendere il testimone da Biden dovrebbe essere niente meno che appunto la prima donna nera vicepresidente, cioè Kamala Harris. Kamala Harris è odiatissima negli Stati Uniti, non soltanto perché è una emerita incapace, ma è anche famigerata per il suo disprezzo verso le classi subalterne, verso l'America profonda, verso le istanze di coloro che non abbracciano l'ideologia woke. Nonostante il suo classismo, la sua violenza e la sua impreparazione e incapacità, comunque è, come diceva lo stesso Biden, una donna e di colore, quindi la persona più indicata per interpretare le istanze woke. Peccato che i cittadini americani se ne infischino altamente, e la candidatura all'ultimo momento di Kamala Harris, anziché risultare un viatico per risollevare le sorti del Partito Democratico, potrebbe essere il colpo di grazia che apre definitivamente la strada a Donald Trump, il quale ha già chiarito
che farebbe la pace con Putin in 24 ore, e questo ovviamente terrorizza le cancellerie europee e i partiti e gli intellettuali globalisti del mainstream europeo. Ma sullo sfondo c'è anche l'instabilità ormai conclamata dell'altro grande paese oltre a Stati Uniti e Francia, che sta entrando appunto in una situazione di imprevedibilità assoluta, cioè la Germania, dove il governo di Scholz è assolutamente anch'esso privo di una base popolare e assolutamente delegittimato, e i dati economici sono sempre più disastrosi. La produzione industriale sta calando a picco. Nell'ultimo mese il calo è stato del 2,5% e del 6,7% su base annua. I tedeschi sono furibondi e non appena ci saranno le elezioni, anche qui c'è un rischio di un terremoto inimmaginabile, con un'affermazione clamorosa di Alternative for Deutschland, che raderebbe al suolo quello che resta dei progetti, quel poco che resta dei progetti globalisti, dei progetti europeisti partoriti durante il ventennio di egemonia assoluta degli Stati Uniti d'America e dell'ideologia liberista. I globalisti si consolano però, o almeno fingono di consolarsi, con i risultati delle elezioni in Gran Bretagna. Su tutti i giornali leggiamo titoloni sul trionfo dei laburisti, e questo viene visto come una speranza anche per il PD in Italia, per i riformisti europeisti e globalisti di tutto il mondo. Insomma, si dice, beh, vedete che se si fa una proposta politica seria, centrista, moderata, si possono stravincere le elezioni. Peccato che i laburisti non abbiano affatto stravinto le elezioni. Fateci caso, nei giornali appaiono sempre, sulle prime pagine dei giornali italiani, ma non solo, le proiezioni dei seggi, che mostrano un successo a valanga dei laburisti, ma nessuno mostra le percentuali. Perché? Perché queste smentirebbero questa narrazione. I laburisti, infatti, in Gran Bretagna hanno preso appena il 33,7% dei voti. Soltanto un 1,5%, una crescita dell'1,5% rispetto alle elezioni precedenti, quindi molto lontani da un trionfo. Nonostante questo, si aggiudicano 412 seggi, una maggioranza schiacciante. I conservatori, invece, hanno una debacle clamorosa, perdono, si fermano al 23,7%, perdendo quasi 20 punti percentuali, 19,9 punti, quindi un disastro. Ma dove sono andati questi voti? Ai laburisti? No, abbiamo visto che crescono appena dell'1,5%. A beneficiare di questo esodo è stato il partito di Nigel Farage, che ha preso il Mr. Brexit, che ha preso il 14,3%, guadagnando 12,3% di crescita. Prima era al 2, è arrivato al 14,3. Un exploit clamoroso, altro che i laburisti. Sotto di lui poi ci sono, quindi arriva come terzo partito, sotto di lui poi ci sono i liberal democratici, che invece si fermano al 12%. Al di là, queste sono le reali percentuali. I seggi però seguono una distribuzione assolutamente incomprensibile dal punto di vista democratico. Appunto, con il 33% dei voti i laburisti prendono 412 seggi, i conservatori con il 23% dei voti prendono 121 seggi, quindi hanno un numero di voti non molto lontano, una percentuale di voti non molto lontana, 10 punti in meno dei laburisti, ma prendono un quarto dei seggi. Ancora più incredibile è la situazione se si guarda al partito di Farage, con il 14,3% dei voti prende appena 5 deputati, un decimo di quelli che prendono i laburisti, che hanno appena il doppio dei voti in percentuale. Questo perché il sistema elettorale inglese, che da noi sarebbe
assolutamente incostituzionale, non garantisce affatto la proporzionalità del voto, quindi la rappresentatività del Parlamento, ma si basa su piccoli seggi con l'uninominale in cui anche soltanto un voto di scarto, di vantaggio, cioè se una forza prende 10.000 voti e una forza ne prende 10.000 più uno, tutti i seggi vanno al partito che ha avuto un voto in più. Quindi questo deforma molto profondamente lo scenario, cioè il vero significato politico di un'elezione. Addirittura, se noi guardiamo al numero di voti assoluti, anche quello striminzito più 1,5% di voti che i laburisti hanno preso corrisponde invece a una perdita di voti reali in termini assoluti. Da oltre 10 milioni delle elezioni scorse perse da Corbyn a 9 milioni e 6. Lo stesso Corbyn poi, che è stato estromesso dal Partito Laburista perché è accusato di avere posizioni antisemite per le critiche a Israele, si è presentato come indipendente e ha ottenuto un seggio vincendo nel suo collegio di larga misura. Perché i laburisti perdono voti ma percentualmente crescono, anche se di poco? Perché quella che è cresciuta è stata l'astensione. I votanti a queste elezioni sono state il 60% in Gran Bretagna, mentre alle precedenti erano il 67,4, quindi 7,4 punti in meno, e allora lo scenario appare molto diverso. A guadagnare realmente punti è l'astensione, quindi anche in Gran Bretagna di gran lunga il primo partito è quello dell'astensione, che riguarda il 40% dei voti. I laburisti rimangono sostanzialmente stabili, crescono un po' in percentuale ma perdono voti in termini assoluti. I Tories, che hanno portato avanti la politica, quindi i conservatori che hanno portato avanti la politica guerrafondaia, crollano ai minimi storici, mentre il partito di Nigel Farage, che è stato molto critico nei confronti della guerra in Ucraina, ottiene un successo clamoroso. Questo è il dato politico. Non solo la Gran Bretagna non è diventata più globalista, più woke, più pro-sistema, ma i cittadini britannici hanno diminuito la loro fiducia nel sistema, perché i laburisti hanno perso un po' di voti, i conservatori hanno perso una valanga di voti, Farage è cresciuto moltissimo, Corbyn è stato eletto e l'astensione è aumentata. Quindi anche in Gran Bretagna la verità è che il numero di cittadini che sostengono questo sistema continua a calare, con buona pace di quello che ci raccontano i giornali mainstream. Chiudiamo infine con la scomunica e la condanna di Monsignor Viganò in un processo lampo per per l'accusa che gli era stata fatta di scisma. Viganò, secondo il Vaticano, rifiuta l'autorità del presunto papa, del sedicente papa Bergoglio, e nella sua eremo vicino Viterbo accoglie tutti quei religiosi perseguitati da Bergoglio stesso, e quindi questo rappresenta di fatto uno scisma. Al di là dell'aspetto di diritto canonico, che probabilmente è anche corretto, questa vicenda è estremamente complessa, ne parleremo prossimamente in un'intervista con Andrea Cionci, ma quello che emerge è che anche all'interno del Vaticano, anche all'interno del mondo cattolico, quella stessa frattura che avviene a livello politico nei paesi occidentali è ormai chiarissima. Una parte molto consistente dei cattolici, sia dei credenti che dei religiosi, non accetta l'autorità di Bergoglio, non accetta la filosofia post-cristiana, globalista e woke che Bergoglio ha cercato di imporre, e il ruolo di ONG globale che la Chiesa bergogliana sta rivestendo, e quindi si scontra, anche qui si scontrano due visioni contrapposte del mondo con tutta una serie di forze dal punto di vista religioso che puntano a scardinare il sistema che Bergoglio incarna.
Detto questo, è una materia estremamente complessa, ma ne parleremo presto con Cionci. A proposito di questo, so che vi manca la nostra Deborah, che è in vacanza e che si occupa normalmente di questi temi in maniera molto più competente di me, ma la nostra Deborah col cuore c'è vicina e per dimostrarcelo ci manda questo video con cui concludiamo la puntata. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo che se volete contribuire alla vita del canale in descrizione ci sono tutti i link e vi do appuntamento con 7 più alla settimana prossima. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, pensavate che fossi al mare a fare tuffi? Invece no, sono a Belgrado e quello che vedete qui alle mie spalle, il primo dei tre, è il ponte da cui Michele Santoro fece quella famosa diretta nel 1999 prima delle bombe della NATO. Vi racconterò tutto al ritorno, nel frattempo vi mando un affettuoso saluto a voi e ad Arnaldo Caggio. Ciao! Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.